Accademia dell'Ambiente Italiana. Io farò un'introduzione molto corta. Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di documentazione in classe. Negli anni scorsi abbiamo parlato molto spesso di documentazione come pratica didattica svolta dai docenti, cioè quelle pratiche di documentazione che vengono utili per tenere traccia di ciò che si fa, che sono utili per poter essere riprese, riviste e utili per farci una riflessione, cioè per capire dove si sta andando. E soprattutto è un tipo di documentazione che viene chiamata generativa perché essendo noi in un mondo dove le tecnologie sono più che diffuse e non solo, sono ormai uno strumento di lavoro pressoché indispensabile, chiaramente fare documentazione significa non avere dei documenti statici, ma dei documenti che vanno sempre in evoluzione. Documenti non significa archiviamo o facciamo un PDP che ha un adempimento di tipo burocratico. Fare documentazione significa mettere insieme tutto il materiale che si usa normalmente con i ragazzi. Generativo perché noi utilizziamo normalmente diversi formati, dal normale formato Word al PPT, ai video, agli audio, agli ambienti di apprendimento online e così via. Mi piaceva iniziare con questa frase di Rogers, che è uno psicologo innanzitutto della relazione ed è anche uno dei teorici degli ambienti di apprendimento significativo. È un po' la sintesi, diciamo, di quello che vi presenteremo oggi. Documentare con gli alunni significa comunque avere un ambiente di apprendimento di un certo tipo e soprattutto avviare dei processi di metacognizione, cioè delle riflessioni su come funziona la nostra mente e su come quindi noi utilizziamo le informazioni e le nostre capacità quindi di apprendere. Perché fare documentazione con gli alunni? Sostanzialmente ci sono due motivazioni. Una riguarda gli alunni stessi e io ho ripreso l'immagine di un pollicino perché documentare appunto significa mantenere traccia. Fare documentazione con gli alunni ha un significato ben preciso. Nel senso che noi ripercorriamo con loro le fasi delle attività in maniera tale che siano facilitati in qualche modo a memorizzare, per esempio, che cosa abbiamo fatto. E soprattutto ripercorrere le fasi delle attività serve ai ragazzi per cogliere il senso di quello che si fa, cioè la relazione che passa tra ciò che viene svolto in classe e quelli che sono invece gli apprendimenti che loro attivano nel momento in cui memorizzano, esplicitano un'esperienza. Restituire senso ai percorsi. Perché è importante anche dal punto di vista dei docenti fare documentazione in classe, perché noi attiviamo un'attenzione sui processi di apprendimento dei nostri alunni e attiviamo sostanzialmente tre cose. Intanto ci permette di valutare il percorso, perché noi nel momento in cui diciamo ai ragazzini documentiamo un'unità didattica, ripercorriamo insieme un'unità didattica, cosa succede? Succede che alla fine di questo percorso faremo le nostre valutazioni su come loro hanno agito nella ricostruzione di questo percorso. Non solo, ci renderemo conto di quelli che sono i risultati e i risultati che da un certo punto di vista noi con il nostro agire pensiamo siano alcuni risultati, poi magari non sono quelli che pensavamo, sono dissimili, no? Gli esiti di molti nostri alunni non sono ciò che pensavamo. Le nostre verifiche alla fine non sono sempre quello che speravamo fossero e quindi ci tocca fare un bilancio. Questo bilancio ci serve per rivedere le strategie.
forse ci serve per vedere i contenuti, i modi con cui noi poi lavoriamo in classe. E soprattutto questo bilancio ci aiuta in un'altra operazione, che è quella del confronto con i nostri colleghi, e con il leader è appunto quello che noi pensiamo dei nostri alunni insieme ai nostri colleghi. Perciò documentazione, fare documentazione è attivare una strategia che ha due scopi per gli alunni: monitorare il percorso in modo tale che possa essere l'oggetto di una riflessione, e in modo tale che gli alunni possano capire dove sono arrivati e con quali modalità sono arrivati. È alla base di una competenza, che è la competenza dell'imparare ad imparare. È chiaro che questo processo sposta il focus. Non siamo più concentrati su come noi insegniamo, ma siamo concentrati sull'apprendimento dei nostri alunni. Non ci interessa più cosa, ma come lo fanno. Non è più se noi adottassimo una didattica di tipo lineare, per cui eroghiamo informazioni che loro devono memorizzare, è chiaro che la nostra attenzione è cosa ha imparato a ricordare. Invece no, in questo caso se noi focalizziamo su come loro, sulle loro modalità di apprendimento, è chiaro che ci interessa come apprendono. Quindi abbiamo rispetto di che cosa? Di quelli che sono i cosiddetti stili cognitivi di ognuno. E non solo. Questo ci induce a fare delle riflessioni su ognuno di loro, i cosiddetti percorsi personalizzati, se vogliamo. Per fare una didattica metacognitiva che metta insieme quegli aspetti del come, ci vogliono un sacco di ingredienti. È per questo che ho scelto questa immagine piena di spezie. Chiaramente dobbiamo creare un luogo dove l'attività che noi proponiamo è un'attività esperita, dove diventa esperienza per loro. Per fare questo è necessario che loro stessi elaborino delle informazioni, richiamando costantemente l'attenzione su come fanno le cose. Richiamare l'attenzione su come fare le cose significa aiutarli a memorizzare, aiutarli a raccontare. Una delle attività più interessanti, per esempio legate alla didattica metacognitiva, è quando a fine lezione si chiede a un ragazzino: bene, vuoi raccontarci cosa abbiamo fatto oggi? Questo è uno dei metodi classici più semplici, in qualche modo che aiuta l'alunno a, come dire, stare sul pezzo, a riprendere ciò che si è fatto, a non dimenticarlo, a restituirgli un significato, a contestualizzarlo, a farlo diventare esperienza. Torno a dire che se devo leggere un libro e ripetere, leggere un testo e ripetere la lezione, se questo è il meccanismo cognitivo, allora si parla soltanto di memoria e non di un processo di apprendimento di tipo diverso, in cui si mette in gioco ovviamente l'aspetto dell'attenzione su come lo svolgo il mio compito. Chiaramente tutto questo fa sì che si generi consapevolezza nell'alunno, fa sì che l'alunno si chieda a un certo punto, e lo vedremo con gli strumenti che poi vi proponiamo, come ho fatto questa cosa? L'ho fatta bene? L'ho fatta male? La richiesta di un'attenzione sul processo di apprendimento è proprio questa, il coinvolgimento dell'alunno nell'azione didattica è proprio questa, chiedere all'alunno: come l'hai fatto? Indurlo a riflettere: l'ho fatto bene, l'ho fatto male, quanto sono stato attento, ho collaborato con i miei compagni, ho rispettato le consegne, i tempi. Tutto questo sta alla base di quello che è l'elemento fondante, uno degli elementi fondanti della metacognizione, che è proprio imparare ad imparare.
credo di aver messo qua una definizione, che è la definizione classica della metacognizione, l'insieme delle conoscenze che l'individuo possiede in riferimento al funzionamento della mente, ma anche ai processi di controllo che sovrintendono alle attività cognitive durante la loro esecuzione. Il bambino, lo studente, l'alunno è costantemente invitato a riflettere su ciò che fa e a riflettere sui suoi meccanismi di apprendimento. Chiudo con una citazione da Valutare le competenze di Castoli: metacognizione come fase fondamentale del processo di acquisizione della competenza imparare ed imparare, che è la base per attivare un metodo di studio e per comprendere, come si diceva prima, il meccanismo dei nostri processi cognitivi. Allora, io sono occupata in questi ultimi anni di coordinare un'attività, di documentazione, un'attività di sperimentazione che dura già da un po' di anni. E quindi adesso vi voglio raccontare un po' quello che abbiamo capito durante questa attività di sperimentazione. Allora, io qua vi ho visto che è Dorothy del nuovo di Oz. Allora, qua abbiamo Dorothy che pensa a come tornare a casa, ok? E questa è la Dorothy che ha attivato i processi cognitivi. E qua abbiamo una Dorothy che pensa a Dorothy che pensa a come tornare a casa, e quella è la Dorothy dei processi metacognitivi, proprio per avere un'immagine iconica che raggruppi un po' il... La seconda competenza. Noi ci siamo chiesti, nella nostra sperimentazione, come far sì che, pur attivando questa Dorothy, si attivi anche questa. Quali sono i processi che favoriscono, quali sono gli strumenti che favoriscono questo? Un po' ve li ha elencati già Chiara, io li ho riassunti proprio perché sono insegno matematica, quindi sono devo fare almeno una tabella perché sennò non sono contenta. Ve li ho riassunti in questo schema. Io ho trovato che si possono dividere in due tipi diversi di strumenti. Quelli che stimolano la metacognizione in maniera diretta, cioè sono strumenti che strategie che hanno come unica finalità quella di andare a stimolare la metacognizione. E qua ci sono i famosi test psicologici, quelli per capire a quale stile cognitivo apparteniamo, visivo piuttosto che uditivo, piuttosto che kinestesico, e a mille altri test di questo tipo. Poi ci sono i test di questionari di autovalutazione. E poi ci sono invece dei metodi che stimolano la metacognizione in maniera indiretta, perché indiretta è inteso che non hanno come unica finalità quella di stimolare la metacognizione, che però sono importanti, se non tanto quanto anche di più, per avere metacognizione, e sono la documentazione di cui vi ha parlato la collega, che vi ha introdotto la collega, e il essere messi di fronte a un compito problematico. E adesso vi spiego perché è un compito problematico. Ho evidenziato questi tre perché sono questi tre quelli che noi abbiamo utilizzato nella nostra sperimentazione. Abbiamo lasciato fuori i test psicologici, in realtà abbiamo provato anche quelli, però abbiamo capito che probabilmente per utilizzarli c'è bisogno di fare un percorso indipendente dai percorsi di apprendimento focalizzato solo su questo, che possibilmente duri negli anni. Ritorno a Dorothy per spiegarvi perché il compito problematico è così importante, perché se non ci fosse il problema di tornare a casa, nel senso, Dorothy, se Dorothy fosse stata capace di tornare a casa facilmente, non avrebbe avuto bisogno di fare metacognizione su questo. Avrebbe utilizzato i propri processi cognitivi e sarebbe andata avanti come era capace di andare. Ma è il compito che mette in crisi che stimola la metacognizione. E quindi, perché nel senso a quel punto lì siamo bloccati, ci fermiamo, cosa possiamo fare? Torniamo indietro, vediamo tutte le risorse che abbiamo, cerchiamo di trovare strategie. E quindi
Ecco perché ho inserito quell'aspetto della mia tabella. Ora, la sperimentazione di cui vi sto parlando si riferisce a una sperimentazione che durerà 4 anni, che ha coinvolto 350 studenti, più di 50 docenti, eccetera, eccetera. E nei primi 2 anni l'attività era un'attività che si chiamava Records, era un'attività indipendente, fatta a classi aperte un lunedì pomeriggio nel secondo trimestre, dove ogni gruppo, appunto in classi aperte, ogni gruppo di 12 persone documentava un particolare percorso. Poi siamo andati, la naturale evoluzione, quello dove poi volevamo andare era l'integrazione invece della documentazione nei percorsi didattici. Perché? Perché diventino una prassi del nostro modo di lavorare, e proprio perché, nel senso, per aiutarci a fare in modo che nel nostro fare didattica sia sempre presente la Dorothy che pensa a Dorothy, che pensa al compito da svolgere. Abbiamo scelto di documentare poi i laboratori della Torbiani, perché le attività laboratoriali secondo noi si prestavano molto bene a questo scopo, e poi perché avevamo un'esigenza nostra interna di soffermarci a riflettere su questo tipo di percorso. Però quello che proponiamo si può applicare sempre. E abbiamo scelto di lavorare con i ragazzi delle classi seconde, perché quelli delle prime ci sembravano troppo giovani, appena arrivati, e quelli delle terze avevano il problema dell'esame, quindi ci siamo calendati sulle seconde, che era il momento giusto per cominciare a sperimentare alcune cose. In realtà non è che vengono escluse le terze, lavoriamo in seconda in questo modo proprio perché si assorbe, si interiorizzi un meccanismo che in terza anche i ragazzi hanno acquisito. La scelta delle seconde è voluta, poi che con l'esame di mezzo, tanto meglio partire un anno prima in modo che non abbiano poi problemi in terza. Poi è un allenamento per i ragazzi, ma è un allenamento anche per noi docenti. Cioè. Allora, io mi sono immaginata il nostro percorso didattico, qualsiasi esso sia, qualsiasi decidiamo che sia, come la strada dei mattoni gialli del mago di Oz che porta Dorothy alla città di Smeralda. E allora, affiancato a questa strada, nel senso affiancato ma integrato, diciamo, dentro questa strada c'è il percorso di documentazione, che noi abbiamo capito essere fondamentale dividere in 4 fasi. Cioè, e queste 4 fasi sono la documentazione in itinere, cioè quella la documentazione fatta passo passo, lezione per lezione. Poi abbiamo la ricostruzione, quello che accennava già prima la collega, cioè il fatto di fermarsi, guardarsi indietro, che cosa abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, perché. La creazione di un prodotto finale, della documentazione, non del percorso. La creazione di un prodotto finale. Noi troviamo che sia comunque importante. E poi un questionario finale di autovalutazione. Questo porta chiaramente all'apprendimento, alla metacognizione, qua metacognizione non me l'ha preso, e nel senso che tutti quanti dovrebbero comunque, non mi fa l'animazione, mannaggia. La documentazione in linea, dicevamo, intendiamo tutta quella serie di pratiche che si fanno durante lo svolgimento del percorso didattico per raccogliere documentazione, per fare documentazione. Che significa? Raccogliere i materiali, significa raccolta di informazioni anche. Noi abbiamo deciso di strutturare questa raccolta di informazioni attraverso delle schede che chiamiamo schede di documentazione in itinere, che servono per raccogliere informazioni passo a passo e tenere traccia del percorso. Ora, negli ultimi 2 anni di sperimentazione abbiamo inserito queste schede. E allora, il primo anno l'hanno scelte i docenti, le schede. Ogni laboratorio ha scelto, i docenti di ogni laboratorio hanno scelto il tipo di schede da poter utilizzare. Qua vi faccio vedere un esempio, no, di queste schede. Qua abbiamo una scheda molto dettagliata, in 3 punti, cosa abbiamo fatto, il tempo impiegato, gli argomenti svolti, gli strumenti che sono stati utilizzati,
cosa abbiamo imparato oggi, le parole che conoscevamo, i comportamenti da seguire, i metodi, e poi qua invece abbiamo un'altra scheda sui metodi utilizzati. Molto bello, molto dettagliato. I ragazzi alla fine di ogni lezione compilavano questa scheda e poi, nel senso, allora, abbiamo fatto un focus group alla fine dell'anno e abbiamo capito che per i ragazzi queste schede sono... devastanti. Esatto, proprio fanno odiare la documentazione e sono poco utili proprio, perché la loro visione, adesso vi faccio vedere loro che cosa hanno proposto invece. Perché noi abbiamo ovviamente adottato. Esatto, infatti quest'anno noi stiamo usando le schede proposte di documentazione proposte dai ragazzi. Eccole qua, come vedete, semplicissime, pochissime voci, nel senso facile da comprendere. Allora, loro ci hanno chiesto le seguenti cose, ci hanno detto, non mettiamo le date, perché le date per noi non hanno senso, cioè che sia stato fatto giovedì 3, mercoledì 4, quella cosa non ci può fregare di meno. Non noi interessa che siano suddivise, che ci sia un numero ordinale che ci dice, nel senso, ci dà una sequenza. Le fasi poi sarebbero le cosiddette fasi di attività. No, appunto, loro proprio hanno proposto proprio non di documentare alla fine di ogni lezione, perché hanno detto, se noi diciamo cominciamo un'attività, una lezione, poi magari la portiamo avanti per due lezioni, quell'attività ha sempre gli stessi obiettivi, sempre gli stessi modi, è inutile fare ogni volta comprare una scheda, quindi è meglio suddividere in fasi il percorso e documentare alla fine di ciascuna fase. Allora, poi loro hanno suggerito, vabbè, di mettere cosa abbiamo fatto, considerate sempre che i nostri sono delle medie, quindi chi è delle superiori può ambire a qualcosa di più complesso. Allora, cosa abbiamo fatto? Una sequenza di azioni semplice, nel senso breve, che riassuma quello che è stato fatto. Poi non mettete assolutamente, ci hanno detto basta, non ci mettete più che cosa abbiamo imparato, perché loro, per loro che cosa abbiamo imparato è, corrisponde a che cosa abbiamo fatto, cioè o comunque non sono in grado di dire le abilità che hanno sviluppato, non sono in grado di a meno che non venga fatto un lavoro a priori che li abitui a identificare tutti questi aspetti, come lo abbiamo fatto banalmente è i metodi utilizzati, il cooperative learning con non so, il brainstorming, il lavoro di gruppo, insomma il modo, gli scopi, gli obiettivi, e poi solo esclusivamente per i laboratori espressivi, cioè comunque per tutte quelle discipline che possono coinvolgere più le emozioni, che sono quelle espressive, ci hanno concesso di mettere cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto. Perché anche questo, quello loro hanno delle... Voi magari invece siete espertissimi in focus group, ma se qualcuno di voi non l'ha mai organizzato, io una cosa che consiglio tantissimo, a me ha illuminato, loro sono stati veramente bravissimi, concreti, sinceri. Quindi, nel senso, ci hanno dato una marea di informazioni importanti, insomma un feedback importante. Chiaramente focus group fatto con gli alunni, nel senso quelli con, diciamo che ci sembravano più adatti di ognuna delle classi, ecco. Comunque io è una cosa che consiglio perché ci ha dato una marea, è stato veramente trovare un tesoro. Finisce il percorso, abbiamo finito la documentazione in itinere, comincia la rivisitazione finale, cioè la ricostruzione del percorso. Allora, la didattica costruttivista degli anni 90 ci dà una serie di strumenti che sono adatti a questo scopo, che sono ad esempio la costruzione di mappe concettuali o cognitive, le sequenze temporali, le strutture procedurali, le reticole modelli, oppure l'attività di reclutamento dei materiali e strumenti utili. L'importante, noi abbiamo fatto che ogni docente sceglie lo strumento che sceglie lo strumento che gli sembra più adatto per la propria documentazione. Però non è quello il punto importante è che ci sia sempre l'aspetto della condivisione. Perché questo aspetto è così importante? Nella ricostruzione
cioè la condivisione cosa fa? Ci aiuta a uscire dalla sfera del soggettivo e andare verso l'oggettivo, no? Attraverso il confronto. Per la metacognizione è una cosa fondamentale. Ci permette di capire, confrontandoci con permette ai ragazzi di capire, confrontandosi con i compagni, quanto sono stati efficaci nel raccogliere materiale, nel loro essere studenti all'interno di questo percorso. Ed è una cosa che viene particolarmente, che verrà bene, particolarmente bene poi quando verrà fatto il test di autovalutazione, il questionario di autovalutazione. Un esempio, brevemente, noi abbiamo fatto, adesso l'ultima volta che abbiamo fatto documentazione, noi abbiamo fatto una mappa concettuale, fatto fare una mappa concettuale individuale sul percorso, poi partendo da quella, discutendone tutti quanti insieme, abbiamo costruito una mappa concettuale di classe, concordata da tutti, mediata da me e quindi condivisa. Poi, una volta che avevamo una mappa concettuale, siamo passati alla creazione del prodotto finale. Prodotto finale intendiamo il cartellone, nel nostro caso noi siamo più tecnologici, quindi intendiamo una vastità di strumenti tecnologici che possono essere utilizzati a questo scopo, dal creare un volantino, una brochure, fare una presentazione, creare un sito internet e così via. Allora, realizzare il prodotto finale è la cosa che di solito crea più problemi perché perde una persona teoricamente perde tempo. Quindi è quella che lo vedo anche parlando con i colleghi quando ci confrontiamo sulla sperimentazione che stiamo facendo. Lo vedo che di solito chi affronta questo percorso per la prima volta, la cosa che più gli dà fastidio è dover organizzare la produzione del prodotto finale. Allora, invece è molto importante perché dà senso alla documentazione e quindi per quanto possa essere piccolo, per quanto possa essere una cosa piccola, per quanto possa essere una cosa veloce, è comunque importante. Poi, non solo per dare senso alla documentazione, ma anche per, loro devono fare tutto un lavoro per la produzione del prodotto finale di utilizzo dei propri materiali, quindi devono andare a ricercare le informazioni all'interno dei materiali. E anche questo è un processo importante per la metacognizione. Si confrontano tra di loro i materiali raccolti, e quindi va bene, mettono alla prova gli apprendimenti e condividono informazioni e significati. Aggiungo una cosa, il prodotto finale può essere visto come una sintesi di quello che si è fatto. È uno dei motivi per cui Daniela dice chi lo fa la prima volta, i nostri colleghi che lo fanno la prima volta dicono, lo vedono come un'esperienza posticcia, è perché c'è effettivamente una sovrapposizione tra un percorso consolidato, no? Siamo abituati e questa pratica. In realtà nel corso del tempo, soprattutto chi da più anni lo sta svolgendo, riesce a fare, a creare un unico prodotto finale che è la sintesi da una parte del percorso e dall'altra della ricostruzione da parte loro. Cioè, in fin dei conti, io svolgo un'unità di storia, abbiamo appreso determinate conoscenze, avete lavorato determinate informazioni, alla fine del percorso di storia ecco lì che farai una sintesi di quello che hai acquisito. Abbiamo il prodotto finale che svolge a questo punto un doppio scopo, quello della chiusura da una parte e dall'altra della documentazione. Qua vi ho messo le fasi del processo di apprendimento di una competenza, come da migliore bibliografia, come da migliore letteratura. Quindi si parte dall'attivazione delle preconoscenze, si passa attraverso le fasi di sviluppo delle abilità, dalle conoscenze alle abilità e così via. Perché vi ho portato questo? Per evidenziarvi come sia presente e fondamentale all'interno del processo della costruzione di competenza la fase di ricostruzione. Ed è per questo che noi abbiamo inserito all'interno dei nostri percorsi quello che vi ho appena descritto, cioè la fase di costruzione con i mezzi utilizzati, di cui fa parte anche un pezzo della produzione
del prodotto finale. E a questo punto, quindi noi finora, cosa io finora questo pezzo era accompagnato da documentazione in itinere, poi il percorso si ferma per modo di dire, prende spazio la documentazione per ricostruire, per mettere a posto i pezzi. A questo punto dovrebbe seguire una fase chiamata di generalizzazione, cioè in cui i ragazzi prendono le abilità, le conoscenze che hanno consolidato durante la fase di ricostruzione e le applicano in un contesto nuovo. E allora voilà, abbiamo l'apprendimento della competenza. Noi adesso stiamo lavorando, quest'anno abbiamo lavorato su questo aspetto qua per rendere tutto coerente. E anche questa è una cosa importante. Ad esempio noi abbiamo fatto un laboratorio sul dissesto idrogeologico e abbiamo durante questo laboratorio analizzato attraverso le mappe di livello il rischio idrogeologico del Val di Sannio. Quando abbiamo fatto la nostra documentazione che riguardava la costruzione di una brochure, di un volantino che informasse le persone come viene valutato il rischio idrogeologico, e poi nella fase di generalizzazione abbiamo invece sottoposto ai ragazzi delle situazioni diverse e loro dovranno valutare il rischio idrogeologico di queste nuove situazioni. A questo punto si arriva al questionario di autovalutazione, che è fondamentale per la metacognizione. Potrebbe essere, come nel caso vostro non può esserci un questionario, ma può esserci un fare domande, un cercare di guidarli in qualche modo, bypassando la parte scritta. Invece, in generale, il questionario di autovalutazione, dovrebbe toccare ognuno di questi aspetti per essere abbastanza completo. Cioè, deve cominciare ricostruendo a sommi capi il percorso, perché comunque i ragazzi, anche se lo fate fare il giorno dopo aver finito il percorso, hanno bisogno comunque di alcune domande per rientrarci dentro e per riviversi la situazione. Poi devono esserci delle domande che li facciano riflettere sulle abilità sviluppate, sulle difficoltà che hanno incontrato, sui propri punti di forza, sui propri punti di debolezza, ma questo sempre in accompagnamento a proposte o non stimolarli a fare ipotesi su come superare questi punti di debolezza. E qualche domanda per aumentare la consapevolezza delle proprie motivazioni.